Eccoci arrivati all'appuntamento con il risveglio muscolare. Qui con noi abbiamo il nostro preparatore atletico di fiducia, Pierluigi De Pascalis. Benvenuto, buongiorno. Buongiorno a te, ascoltatori, buongiorno. Allora, senti un po', Pier, oggi la domanda che ti faccio è: chi ha paura di allenarsi? Purtroppo sono in tanti. Noi spesso parliamo ai sedentari soprattutto, nel senso cerchiamo di spronare coloro i quali non si allenano, ma ahimè anche quelli che si allenano ne commettono di errori, quindi cominciano ad avere timore dell'allenamento. In che senso? Innanzitutto perché c'è il mito che buona parte dei risultati derivi dall'alimentazione. Allora ogni mese, ogni semestre cambiano le percentuali. C'è chi dice che l'alimentazione conta per il 70%, per l'80%, per il 60%, poi vedremo un attimo dov'è la giusta direzione. Ma purtroppo, ripeto, hanno timore di allenarsi, nel senso che se quando uno gli propone un integratore, dice guarda, questo integratore forse potenzialmente potrebbe avere un risultato se ne prendi un grammo, dico per dire, allora io per sicurezza ne prendo due. Se dici questo alimento forse potrebbe darti una mano nella performance se ne mangi un etto, per sicurezza ne prendo due etti. Quando si tratta invece di allenarsi, ultimamente hanno tutti quanti timore del cortisolo. Oddio, il cortisolo, sarò sommerso dal cortisolo. Il cortisolo è certamente un ormone che è certamente legato allo stress, ma rientra all'interno di un asse fisiologico, e quindi per chi si allena e per chi si allena magari un po' di più ha evidentemente una sua funzione, che non è necessariamente negativa, né sta lì a demolire tutte quante le masse muscolari, perché poi è il principale dei timori. E sembra paradossale come, ripeto, le persone abbiano paura di restare 10 minuti in palestra in più, di fare una serie in più, di fare qualche ripetizione in più, sempre timorosi, ripeto, di questo cronometro secondo il quale dovrebbe crollare tutto quanto a causa di un allenamento un po' più lungo. Quindi forse una cosa della quale non dovremmo aver timore, la cosa che altre volte abbiamo detto dovremmo integrare un po' tutti, è proprio l'allenamento, e finiamo invece con l'avere un atteggiamento opposto. Veniamo al borsino dell'alimentazione, cioè della sua rilevanza. Le percentuali di cui abbiamo parlato non hanno senso, ma non perché l'alimentazione non sia importante. L'alimentazione è fondamentale, è fondamentale sempre, proprio come stile di vita, per far bene e via di seguito, ma non è grazie all'alimentazione che noi abbiamo un risultato. Vi faccio spesso un esempio molto semplice: se noi vogliamo aumentare la nostra forza, prendiamo qualunque esercizio in palestra, voglio aumentare la mia forza di 10 kg, bene, se l'alimentazione contasse per il 70% mi basterebbe mangiare bene senza neanche allenarmi e aumentare 7 kg perlomeno, se vale il 70%. Se voglio diventare più veloce nella mia forza, più resistente nella quantità di chilometri che riesco a percorrere, se l'alimentazione, ripeto, contasse per il 60, per il 50, per il 30, anche semplicemente correggendo l'alimentazione dovrei avere un progresso che evidentemente non ho. Anzi, paradossalmente, se anche io mangiassi male, e non è certamente un invito a mangiare male, ci mancherebbe altro, se anche io mangiassi male ma mi alleno bene, i progressi riesco ugualmente ad averli. Perché? Perché l'unica ragione per la quale i progressi ci stanno è l'allenamento. L'allenamento è il 100% delle cause. L'alimentazione è importante, ma non facciamo queste proporzioni perché hanno poco significato. Grazie al nostro Pierluigi che torna con noi martedì prossimo. Un abbraccio. Un abbraccio, a martedì.